Vivere indifferenti davanti al dolore non è una scelta possibile. Non possiamo lasciare che qualcuno rimanga ai margini della vita. Questo ci deve indignare fino a farci scendere dalla nostra serenità per sconvolgerci con la sofferenza umana. Questo è dignità. Abbiamo appena ascoltato il numero 68, che è il numero nel quale Papa Francesco ci consegna il cuore della parabola, il grande insegnamento teologico della parabola. Così ci ricorda il Papa: la parabola ci rivela una caratteristica essenziale dell'essere umano tante volte dimenticata. Siamo stati fatti per la pienezza che si raggiunge solo nell'amore. Vivere indifferenti davanti al dolore non è possibile. Non possiamo lasciare che qualcuno rimanga ai margini della vita. È bellissima questa sottolineatura che Papa Francesco fa della parabola, perché il cuore della parabola è proprio questa capacità che ha il samaritano, lui che aveva tanti motivi per non riconoscersi, per non specchiarsi nel viandante steso a terra, ferito, bisognoso di cure. Ecco, il cuore della parabola è la capacità che ha il samaritano di riconoscersi, di sentirsi fratello, di sentirsi prossimo di quella persona. La parabola, come spiega il Cardinal Martini nella lettera pastorale che vi avevo citato, Farsi prossimo, la parabola mette in luce questo movimento del samaritano dicendo che si sentì muovere nelle viscere. Il termine greco utilizzato richiama, nella traduzione della Bibbia dei 70, cioè il testo ebraico del Primo Testamento tradotto in greco, richiama le viscere di misericordia di Dio. Il samaritano sente una presenza di Dio che gli smuove le viscere, che gli smuove la pancia. Una presenza di Dio che innanzitutto è poco razionale, poco tematizzata, parte dalle emozioni, parte dal, appunto, secondo l'antropologia ebraica, parte dalle viscere, dal fegato, dal luogo dove si producono le passioni. Pensate, l'enciclica del Papa più di una volta cita il rischio di cadere nei populismi, di cadere in quelle emozioni che generano forme artificiali e anche, dice il Papa, pericolose di legami sociali, di appunto i populismi. Non lasciamo la pancia ai populismi, anche la fede cristiana ha un suo modo di utilizzare le emozioni, le passioni per portarci a vivere la fraternità. Ha ragione il Papa da questo punto di vista, siamo fatti per la fraternità. Sperimentiamo la bellezza quando viviamo un gesto di fraternità, un gesto di amore gratuito degli uni verso gli altri. Sempre il Cardinal Martini descriveva dicendo che la bellezza che salverà il mondo è l'amore che condivide il dolore. Ruba questa intuizione a Dostoevsky, ma la applica il Cardinal Martini benissimo per leggere l'evento della croce. Sulla croce vediamo il dolore del padre che per amore lascia che il figlio muoia per noi, ci consegna il figlio. Sulla croce vediamo il figlio che per amore si lascia uccidere, si consegna al padre. Ed è in questa produzione di un amore così gratuito che dice il Cardinal Martini, noi vediamo che cos'è la bellezza, vediamo che cosa vuol dire, qual è il disegno originario, il senso originario del mondo, dell'esserci al mondo. Papa Francesco riprende tutto questo nel numero che abbiamo appena ascoltato, lo dice sinteticamente, quando dice la globalizzazione dell'indifferenza ci rende alla fine tutti tristi. Ci rende incapaci di gioire, magari ci darà anche tanti piaceri, ma ci rende incapaci di scoprire qual è l'originalità e la profondità della natura umana. Ecco perché vivere da fratelli non è semplicemente un imperativo etico, un ideale astratto morale, come dice il Papa nell'introduzione del numero che abbiamo ascoltato, nella prima riga. Vivere da fratelli innanzitutto è un bisogno che abbiamo dentro, che le viscere ci fanno sorgere dentro, se le ascoltiamo. Vivere da fratelli è la realizzazione della nostra umanità. Se volete vedere il sorriso sul viso di un bambino, quel sorriso che cambia la storia, amatelo. E il bambino vibrerà a quell'amore, capirà effettivamente che cosa vuol dire essere uomini, essere donne sulla terra. Il segreto della fraternità, il segreto dell'enciclica Fratelli Tutti è proprio questo. Cerchiamo di essere pienamente uomini e donne, cerchiamo di essere pienamente quel grande dono che Dio ci ha immaginato dalla creazione del mondo, gli uni per gli altri, amandoci, vivendo da fratelli, fratelli tutti.